Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata del Cittadino Sovrano e ovviamente buonasera a Marco Ludovico. Ciao a tutti, ciao Serena, ben ritrovati. Ciao Marco. Allora Marco, visto, insomma, ormai l'abbiamo già spoilerato tante volte durante le puntate del Cittadino Sovrano e non solo, che insomma, ultimamente ci stiamo guardando tutti i film. <ride> le serie della, della Marvel non potevamo non intitolare la serata di stasera la supremazia di Loki perché perché parliamo di un argomento ben specifico ovvero quello che è l'inganno e quindi ovviamente chi se non Loki come eh, rappresentante appunto di questo Uh, di questo aspetto, di questa caratteristica uh, dell'essere umano. Ah, ma allora l'ho allora... capito male io. Io pensavo che facessimo la puntata sull'antidolorifico, no? Ah, no, io perché. Io mi ero va... preparato sull'antidolorifico quello. Ah, no. Eh, beh, un bell'antidolorifico no in realtà. <ride> Quindi... eh, allora stasera non sono preparato non ci credo non ci credo perché tanto tu sei sempre <ride> preparato però è eh, perché ti è sfuggito che non c'era l'apostrofo eh, vedi che l'occhio è scritto ah, tutto attaccato ho capito. <ride> ecco. allora marco io partirei innanzitutto eh, con il capire eh, questo personaggio eh, mitologico della mitologia norrena e che ovviamente in tanti di noi hanno conosciuto grazie anche eh, dico anche non ovviamente eh, solo per quelli che sono stati i film della marvel ovviamente lì abbiamo un Loki come tutti gli altri dei che sono che è eh, ovviamente è all'interno di quello che è il contesto attuale, ma lo sappiamo che, appunto, è, è questa figura uh, mitologica. Viene, come dicevo poco fa, definito il dio dell'inganno e, appunto, lui rappresenta questa caratteristica continuamente nella sua vita. Lui spesso e volentieri accetta di aiutare chi glielo chiede, ma c'è sempre un compromesso che può essere chiaro, può essere celato e alla fine inganna sempre chi decide anche di aiutarlo. Quindi, insomma, per esempio nei film della Marvel si vede spesso come questa caratteristica eh, lui la esterni anche nei confronti del fratello Thor e del padre eh, Odino. Uh, poi vabbè insomma non stiamo qua a raccontare che in realtà non è il vero fratello, non è il vero padre eccetera ma infatti lui è eh, non è figlio di Odino ma è figlio di, eh, di un gigante di ghiaccio che è Farbauti e di Lafi e discende quindi da questa stirpe divina ma che ha una progenie demoniaca ed è mh, questa progenie legata al caos e all'oscurità e quindi proprio questo: cioè il fatto di essere una stirpe divina ma demoniaca, ci indica la sua natura particolarmente controversa. Un'altra caratteristica di Loki è quello di essere molto abile nella metamorfosi e ha la capacità di moltiplicare anche se stesso. No? Vedete, anche nei film rappresentano bene questa caratteristica che lui spesso e volentieri si sdoppia, manda il suo alter ego a, a, a combattere diciamo così o a dialogare mentre lui se ne sta nascosto ma uh, una domanda che um, ci può sorgere insomma a me almeno è sorta è perché l'inganno è una caratteristica principalmente umana ed è assente invece nelle altre forme animali beh anche qua il mito di Loki ce lo, ce lo può spiegare. Si narra infatti che c'era questa triade Loki, Odino e Hönir, eh, che ha creato l'umanità da due tronchi di albero. Poi, insomma, sembra siano un frassino, un olmo che divennero uomo e donna, insomma, è lo stesso Yggdrasil, l'albero, eh, ovviamente, della mitologia norrena, è un frassino. E quindi. Cosa rappresenta questo? Beh, rappresenta che il caos e l'oscurità sono necessari per l'esistenza stessa dell'essere umano e del cosmo e per questo guerre e battaglie fanno parte proprio della natura umana. Ma questo non solamente perché uno dei tre creatori dell'umanità è stato Loki, ma lo stesso Odino. A, uh, rappresenta qualsiasi lato che può uh, um, cioè uh, sono concentrati in Odino tutti i lati tra virgolette il bene e il male lui li rappresenta uh, entrambi in tutte le loro sfaccettature lo interviene spesso nella risoluzione di contrasti importanti permettendo all'umanità anche di continuare a esistere cioè Provoca tra virgolette i conflitti, ma alla fine deve essere preso in causa per risolverli. E noi lo vediamo spesso come lui uh, anche inganna gli dèi creando dei problemi, e poi gli dèi stessi per risolvere questi problemi chiamano Loki e gli dicono: Tu hai creato il problema, tu lo risolvi. No? E questo è interessante perché ci fa capire come. Uh, proprio tra virgolette, noi creiamo la nostra realtà, cioè se insita in me la capacità di creare qualcosa, è insita in me anche la capacità di distruggerla, o viceversa. L'etimologia del nome di Loki eh, ci riporta a due concetti fondamentali, perché può essere tradotta come fiamma, può essere tradotto come distruttore. E quindi, ancora una volta rappresenta questa natura controversa di questo dio e della, che ha come natura quella dell'inganno, perché voi sapete che la fiamma, il fuoco, può alimentare qualcosa oppure lo può distruggere. Giusto per concludere un attimo, insomma, questo, eh, questo escursus su Loki, diciamo che lui era anche il padre di Fenrir, cioè il lupo gigante che è nemico degli dei di Ella, la dea dell'oltretomba, e anche di Jormungandr, cioè quella serpe enorme che avvolge Midgard e che viene condannata a vivere in fondo all'oceano da Odino e che, attenzione, qualcuno chiama anche col termine di Uroboro. Insomma, quindi abbiamo visto che Loki è appunto questa. Uh, questo dio dell'inganno, ma cosa significa inganno? In realtà, inganno, uh, dall'etimo, significa sia tradire, sia essere furbi, sia essere perfidi. E un altro particolare interessante è che inganno e tradimento sono interdipendenti. Cioè, per esempio, possiamo vedere che L'inganno è per esempio visto come un'azione per tenere qualcuno in errore. Ecco qual è il vero significato di inganno. E vediamo che proprio Loki lo fa continuamente. Porta le persone all'errore e lui gode di questa, di questa situazione. E tradimento viene invece definita come un'azione per tradurre altrove. Quindi vedete che... Chi inganna, chi inganna si tradisce e chi tradisce si inganna. Marco, a te. Io ho già eh, parlato tantissimo. <ride> allora, speriamo, appunto, come dicevi, di, di non spoilerare niente per chi non abbia visto tutte le serie, tutti i film e così via. Ma allora a me quello che ha colpito moltissimo di Loki. Marco, soprattutto... scusa. Allora, chi non li ha visti mette in pausa il video e vieni a rivederlo dopo che ecco. ha visto tutti i film e tutta la serie. <ride> a me quello che ha colpito molto di Loki è soprattutto inserito in quel tipo di, di ambientazione dove sono tutti supereroi, dove comunque la forza la fa abbastanza da padrona, basta vedere il padre, il fratello o... Diciamo patrigno, come si vuole chiamare fratello, ma in realtà sono poi tutte ambientazioni dove il combattimento la fa da padrona. È bello vedere questa figura che invece è capace sì, di combattere, eh, quasi mai però a mani nude, preferisce i coltelli. E però. La cosa interessante è che lui in realtà è uno di quelli che usa maggiormente invece l'intelletto, cioè lui combatte con l'intelletto e con la dialettica. In realtà poi è talmente bravo a parlare <ride> e a ragionare che volendo riesce appunto anche a ingannare poi chiunque, ma il suo vero combattimento è quello. Eh, lui con chiunque si trovi a parlare ingaggia sempre quel tipo di combattimento in qualsiasi mondo lui finisca eh, ricordo quando erano finiti su quella specie di pianeta spazzatura e eh, lui dopo una settimana praticamente era il vice del, del comandante supremo perché riusciva a farsi amici e comunque ad attaccare bottone praticamente con tutti e, e non è una cosa semplice e perché i muscoli, la forza si possono allenare, i superpoteri se ce li hai eh, ben venga. E invece, quella è un'altra cosa. Quella è un'altra è una dote particolare. E eh, ci sono anche determinate frasi di Loki che sono molto indicative. Adesso non ricordo. Io, mi rimangono degli spezzoni ma non mi ricordo poi mai eh, bene il punto nel quale vengono pronunciate però lui per esempio dice a un certo punto la fiducia è per i bambini e per i cani e questo può sembrare una cosa molto brutta ma in realtà io l'ho vista più come dire usa l'intelletto, il bambino e il cane ha bisogno di una guida eh, ti viene al tuo fianco cioè si affida a te e, e, e ti segue se tu non sei più né un bambino né un cane per quanto figure belle quindi non era in tono dispregiativo e eh, devi usare l'intelletto non ti devi più fidare devi decidere e qui arriviamo a una seconda frase che poi mi ero andato a, a ricercare perché non volevo sbagliare i termini perché era proprio bella, dove lui diceva, per quasi ogni essere vivente la scelta porta a rimpianto, incertezza e vergogna. C'è un bivio in ogni strada e si prende sempre quella sbagliata. <ride> Quindi lui cosa ti sta dicendo? Io sono abituato e ho capito. Che per non essere un bambino o un cane devo scegliere io quando mi trovo a quel bivio da che parte andare. però io mi sono allenato, io ho provato, io ho sbagliato e quindi verosimilmente riesco anche a riconoscere quale sia quella giusta e quale è quella sbagliata. Ecco quello che noto è che voi invece praticamente sempre prendete quella sbagliata perché siete abituati a seguire. Non siete abituati a fare quello sforzo lì e, e, e quindi poi quando io riesco tra virgolette a ingannarvi, è colpa mia o è colpa vostra? Io alla fine quello che vi propongo sempre un bivio è proprio perché non usa quasi mai la forza brutta quindi alla fine eh, l'inganno sta sempre nella scelta dell'ingannato, non è mai qualcosa che lui porta a fare di forza, di potenza, ma ti porta sulla strada che vuole lui, non ti dà la possibilità, o comunque mette alla prova la tua possibilità di scegliere la parte del bivio corretta o quella sbagliata. E questo mi è piaciuto moltissimo di lui. In effetti è un, um, un, un altro siparietto che si svolge per esempio sul primo film degli Avengers eh, um, che c'è eh, all'inizio ancora che c'è Loki che giunge sulla Terra e c'è questo siparietto con Nick Fury eh, Nick Fury per chi non lo sa è il capo dello S.H.I.E.L.D. Ehm, e Loki dice... Giungo a voi con la lieta notizia di un mondo reso libero. E Nick Fury gli risponde: Libero da che cosa? Attenzione alla risposta di Loki, meravigliosa. Dalla libertà. Libero dalla libertà, cioè la più grande menzogna. Una volta che accetterai questo, nel tuo cuore conoscerai la pace. E Nick Fury gli dice: Sì, tu parli di pace, ma intendi. Il suo contrario. E vi dice niente tutto questo? Cioè, vi spiego, noi facciamo le guerre in nome della pace. Beh, c'è qualcosa che non va, in nome della pace si fa la pace. <ride> oh no, non si fa la guerra in nome, de, in nome della, della pace. Oggi, Marco, spoileriamo un po' un'intervista che abbiamo fatto, anche se non diciamo con chi, quale, eccetera, così rimane la curiosità, ti ricordi no, che abbiamo parlato di oro e piombo, mentre sì. si parlava una volta c'era l'oro e eh, quindi il talento, oggi il vero oro cos'è? Il piombo, cioè le armi, eh? no, abbiamo... che in realtà parliamo, eh, che è lo stesso discorso che dicevamo, fa parli, cioè facciamo la guerra in nome della pace. Cioè, è qualcosa che, è, che non sta né in cielo né in terra, come, come si suol dire, e quindi tra virgolette, ragione. <ride> cioè Un mondo libero da cosa? Libero dalla libertà, che è una menzogna. Lui ti dice perché? Perché in realtà, tra virgolette, basta che arrivo io che vi dico una cosa, mi credete, e alla fine. Non siete liberi. Tanto più che anche in una puntata precedente, Marco, ti ricordi che avevamo anche letto la, anche l'altra frase che lui dice sempre nel primo film degli Avengers, eh, che dice: Voi siete nati per essere governati. Alla fine vi inginocchierete sempre. Perché? Perché in realtà non volete prendervi la responsabilità della vostra vita. Quindi avete bisogno di essere guidati, cioè lui sta dicendo una guida per il bene superiore, per il vostro bene, quando in realtà la vera soluzione sarebbe portare le persone ad essere in grado di, di assumersi la responsabilità della propria vita. E quindi vedete no, come l'occhi veramente quello che dicevi tu Marco poco fa, cioè è abile nella dialettica. Ma perché? Perché utilizza tanto l'intelletto. La, la sua vera battaglia la fa attraverso, attraverso l'utilizzo della mente. E, e infatti poi, tra l'altro, lui cosa fa? Lui, eh, sempre nel primo Avengers, cosa fa lui con il suo scetro, la sua spada? Cosa fa? Tocca il cuore delle persone e toccando il cuore delle persone si impossessa della loro mente. La mente che mente e quindi che è il più grande inganno a cui noi eh, diamo credito perché in realtà noi non siamo esseri pensanti e quindi che utilizziamo la mente, ma siamo esseri pensati, cioè ci facciamo utilizzare dalla mente. Perché sfido chiunque a dire che durante... Il giorno riesce a gestire i propri pensieri sono i pensieri che arrivano e anche se tu non lo vuoi fare qualche secondo dopo quel pensiero ritorna ecco questo significa essere pensati dalla mente e quindi essere ingannati e siamo anche molto emozionali che c'è un motivo se lui tocca il cuore e non la mente con quello scettro lì perché la maggior parte delle volte sbagliamo proprio quel bivio proprio a causa delle emozioni che siano di rabbia, di amore, di gioia o di dolore, alla fine, spesso e volentieri, se avessimo usato veramente il cervello eh, in maniera fredda, tra virgolette, come fa lui, e, e anche qui la, la freddezza della mente eh, gli deriva per linea di sangue, visto da di chi è figlio, e <ride> eh, quindi se eh, si riuscisse a non usare per le scelte perché poi anche lì nell'andare avanti si vede che non è un personaggio che non prova emozioni, anzi ne prova parecchie, ma non quando deve scegliere, non quando deve decidere, non quando deve ragionare. Lì lui è freddissimo, è glaciale. Lui le emozioni le tira poi fuori nell'ambito familiare, nei rapporti col fratello, in alcune scelte veramente. Dove lui però sa, cioè se lui si deve sacrificare, non è che lui pensa di che vinco io, vinco io, vinco io, e, e poi non vince. Lui sa già la fine che deve fare, quindi anche in quel caso la sua scelta eh, sì è complice delle emozioni, ma in maniera cosciente, cioè non è più un farsi travolgere dalle emozioni e sono le azioni che a quel punto mi spingono a, a fare un'azione parte tutto da un reale, da un vero ragionamento. Anche quella frase di cui parlavi prima, cioè lui in realtà lì era più una constatazione che faceva a, alla popolazione, eh, non per dire eh, voi non siete degni di essere liberi o di ragionare, ma voi non volete ragionare, non volete prendere decisioni, quindi è inutile che me melamenate con la libertà le cose perché per averla dovreste fare quella fatica lì ma voi non lo volete fare e non gli dice che non sono in grado gli dice proprio che non vogliono e se tanto lo fai una volta due tre ma poi tanto finite tutti in ginocchio perché non ci avete voglia vi arrendete e quindi cosa serve se tanto sai che devi finire lì a sto punto togliti il problema e, e lui lavora tutto su quello. Io non ricordo, poi, e eh, sì, penso che sia nella serie televisiva. In realtà, l'unico personaggio che è riuscito, penso veramente a stuzzicarlo è, tra virgolette, quello che doveva interrogarlo. E non a caso è. È forse uno dei pochissimi tratti in cui lui si fa prendere dalle emozioni e si fa a sua volta ingannare, non so quanto consapevolmente, ma perché usa la sua stessa tecnica. Cioè lo va a provocare sull'intelletto. Cioè lo tocca su, forse sul suo unico nervo vivo. Tant'è che lui inizia a collaborare molto attivamente, perché dice, vediamo, per esempio c'è una scena dove dice sono due pignoni, due faldoni, cioè vediamo chi trova per primo qualche informazione o capisce e eh, lui lì come fa a sottrarsi? Tu gli stai proponendo una sfida di intelletto, una delle pochissime sfide d'intelletto, di perché le altre, come avevamo detto, sono più sfide muscolari durante le serie, le puntate, sono quasi più eh, fisiche e tu lì invece l'hai toccato sul suo nervo perché tu lì gli hai detto vediamo chi è più intelligente e lì ripeto non, non, non si sa non si sa quanto consapevolmente quanto no ma alla fine si fa fregare e, e anche lì per dare un po la natura di questo personaggio che può sembrare vile può sembrare cattivo ma poi in realtà guardando bene tutto Tutt'altro a me sono rimaste impresse due cose anche qui, non ricordo dove, se nella serie, nei film o dove diamo che sia, gli sta dicendo: guardateli tutti, sì, a me succede la stessa cosa leggendo i libri. Cioè, se uno mi prende un libro che ho letto da due settimane, mi dice cosa c'è scritto qui dentro faccio un po' fatica poi magari riprendo tutti i concetti che ci sono dentro parlando e però quando c'è un particolare momento dove gli viene attribuita o forse lui stesso a dire questa cosa qua eh, lui capisce o gli viene detto che la sua funzione apparentemente così brutta eh, quella di mentire di ingannare di, di... alla fine ha uno scopo invece nobilissimo, perché se non ci fosse lui a, a mettere in luce tutti questi aspetti così nefasti, come faremmo noi ad apprezzare invece il tor perfetto e splendido d'animo che mai mentirebbe, mai raggirerebbe il prossimo? Diventerebbe una cosa normale. Invece lui porta questo fardello, proprio quello di far risaltare la luce invece di, di Thor, per esempio. E, ma lui non è cattivo, ha uno scopo, come tutti, e paradossalmente è quasi più vittima che carnefice. Eh, anche quest'altra invece me l'era andata a cercare perché anche qui era più... La seconda, appunto, delle altre due cose che mi avevano colpito era questa: non posso tornare indietro, vero? Questa è la serie televisiva. Alla mia linea temporale, sai, non mi diverte ferire le persone. Non mi diverte. Lo faccio perché devo, devo farlo. Ho dovuto farlo. Quindi lui lo sta proprio dicendo: cioè in realtà, guarda che a me, sì, io la devo fare quella roba lì. Che, che ci devo fare? Come dire, devo fare di necessità virtù, è, è il mio compito, è la mia condanna, è, la mia, è il mio destino. Ma non è e che lui è nato per essere il dio dell'inganno, è quello il suo ruolo. Esatto. E dice: però se posso evitare, io me lo evito. Cioè, Non è che io ci tragga così tanto piacere, anzi, lui è quasi deluso. Una delle poche volte dove si vede lui realmente felice è proprio quando incontra quell'altro investigatore lì che lo, lo sta torchiando perché riconosce un'intelligenza in lui e riconosce una persona che ha capito che non serve a niente agire fisicamente contro di lui. E, e lui lì è, è, è quasi forse l'unica parte dove lo si vede veramente felice perché ha trovato uno. Col quale scontrarsi alla pari, ma col quale confrontarsi alla pari, col quale giocarsela. E invece si vede quando lui, anche inganna brutalmente o abbindola questi omoni, sembra quasi seccato. Cioè... Ma questo scemo guarda, devo avere io a che fare con questi personaggi, cioè è quasi seccato dal doverlo fare. È In effetti, anche complesso. Marco, ti ricordi quando lui viene imprigionato ad Asgard? Eh, ovviamente tutti questi eventi, o la maggior parte di questi eventi che vengono fuori nei film, nella, nei racconti mitologici non ci sono, perché ovviamente sono eh, ambientati ad oggi. Quindi eh, diciamo che loro sono andati avanti con la, loro, con la loro vita. Però a un certo punto lui viene imprigionato ad Asgard e quando sua madre Frigga, che sapete non è la vera madre, però nel film, eh, cioè nella mitologia proprio non c'entra niente, però eh, lui eh, per tantissimi anni ha pensato che Frigga e Odino fossero sua madre e suo padre e Thor eh, il fratello. E, e quando viene per imprigionato... Riassumere, sì. e per riassumere questa cosa che dicevi, ovvero che lo scopre dopo, e lui è figlio di un inganno. E infatti è, è proprio qui che volevo arrivare, che è proprio la <ride> frase che lui dice quando Frigga le dice sai benissimo che sono state le tue azioni a condurti qui, cioè a farti mettere in prigione. E lui gli risponde, le mie azioni? Cercavo solo di dare verità alla bugia con la quale sono stato nutrito, ero nato per essere un re perché lui. Eh, ho visto prima c'era anche un commento, non ricordo di chi in alto, sì. Lui è uno Jotun, quindi lui è nato a Jotunheim, Jotunheim. Scusate, ma, ma, i nomi ovviamente nordici sono sempre un po' difficili da, da pronunciare per me ed è figlio appunto di un gigante della. Del ghiaccio e lui in realtà è nato per essere re di Jotunheim, quindi sì, effettivamente sì, ma in realtà Odino quando loro erano piccolini, lui e Thor era piccolino nel film. Gli dice che sono nati per essere re entrambi, solo che Thor ad Asgard e non dice ovviamente a Loki che lui è il diretto discendente ovviamente del um, della re di Jotunheim, che è questo regno dei giganti del ghiaccio. E, e quindi è un regno, come dicevi tu Marco prima, molto freddo, che rappresenta proprio questa sua capacità di mantenere la freddezza nei momenti in cui deve fare, uh, deve fare delle delle scelte. Quindi noi vediamo proprio che tutte queste caratteristiche di, uh, di Loki in realtà uh, fanno parte anche uh, di alcuni aspetti potenzianti di noi stessi, perché se noi avessimo la freddezza di prendere le decisioni nei momenti Caldi, <ride> beh, non sbaglieremo al bivio. <ride> Quindi anche lì ci non sta dando, no, ci sta dando tutta una serie di insegnamenti che sono sicuramente molto, molto particolari molto interessanti, che comunque ehm, diciamo. Anche la parte dell'inganno, sì, è la parte, diciamo, distruttiva di una persona, ma in realtà, eh, il, eh, perché va a creare il caos, ma in realtà se noi prendiamo il caos come qualcosa, eh, come la base per ricostruire un nuovo cosmo, una nuova cosmicizzazione della nostra vita, beh, ci rendiamo conto che, per esempio, Coloro che sanno creare il caos in realtà sono persone molto intelligenti e persone che sono nella via dell'evoluzione, che è un po' quello che in termini sempre esasperati, diciamo così, eh, dice Loki. Cioè, voi non siete in grado di governarvi, vi governo io. Perché? Perché dal caos non sapete creare un nuovo cosmo. E anche qua, insomma, io uh, credo che ci siano talmente tante chiavi di lettura di, di quelli che sono gli aspetti di, uh, di, di Loki che secondo me meriterebbero veramente tante, tante puntate, nel senso che l'inganno alla fine potrebbe essere anche un modo... Uh, nostro, cioè quando siamo ingannati, eh, lo possiamo trasmutare in qualcosa di positivo e dire: Ok, l'inganno mi crea caos. Bene, dal caos cre eh, creo qualcosa di nuovo, perché l'evoluzione comunque è movimento. L'evoluzione è anche quella fase alchemica che si chiama Solve e Coagula: quindi, Solve distruggere e Coagulare ricostruire qualcosa. Eh, qualcosa di nuovo ma, ma di fatti ti ricordi Serena quando lui eh, pronuncia la frase proprio in quel contesto di cui parlavi prima e dice ma scusate ma se deponiamo il dittatore e cosa riempirà il vuoto cioè lui se lo pone quel problema che è molto attuale come cosa eh, se, se andiamo anche solo a ripercorrere gli ultimi 30-40 anni, noi abbiamo sempre avuto questo tipo di mentalità, cioè c'è un problema, non voglio capire però perché c'è quel tipo di problema, cancelliamo, via, quella roba non va bene, via, eliminare. E poi però a distanza di qualche anno, purtroppissimo, ci troviamo quasi sempre a dire eh, si stava meglio quando si stava peggio, averla adesso, quella persona lì, quella cosa... E allora, lì c'è dentro tutto. Cioè lui lì non mette in discussione il fatto se deporlo oppure no, il dittatore. Lui rimane, come dicevamo prima, non si fa prendere. Lui rimane possibilista, diceva, lo potremmo lasciare lì come lo potremmo anche eliminare. E ma poi? Quel vuoto lì lo dobbiamo riempire. Che cosa ci si mette dentro? Come va a finire? Questo fa vedere come lui guardi avanti già al bivio, cerchi di allungare la sua vista già oltre la biforcazione. Se io la biforcazione l'ho vista, e già, sono un passo avanti, perché <ride> invece per gli altri è lineare il problema. No? C'è un problema, lo elimino, problema risolto non si intravede un bivio in questa roba qua quindi lui non solo vede quel bivio ma vuole andare a vedere tutte e due le direzioni e non se ne preclude mai neanche una per quanto possano sembrare anche eh, moralmente inaccettabili discutibili eh, o proprio contrari a qualsiasi tipo di etica anche su quello lui in realtà rimane molto freddo e non si preclude mai nulla, se c'è da sbagliare, sbagliamo, cioè mh, senza nessun problema, ma si pone sempre il problema. Si pone prima il problema, no dopo. Quasi mai lo si vede con un rimpianto, pentito di qualcosa. So, ci sono un paio di occasioni, e però, dove appunto si vedono molto venire fuori i sentimenti. Per il resto, quasi mai lo si vede avere un rimpianto, ma perché ci ha ragionato prima. È tutta lì, ma in effetti, ehm, c'è una parte su Torra eh, The Dark World eh, qua che c'è Loki che dice a Thor: La soddisfazione non è nella mia natura. <ride> Beh, eh, lui è, è così, no? Cioè, nel senso, non è che io mi devo, devo essere soddisfatto, perché io ci ragiono prima. Quindi le cose per me sono scontate prima. E <ride> me anche Quindi, quella cosa ti ricordi che dicevo prima che lui non trova mai soddisfazione? Esatto, che si trova davanti ti sempre omoni, non, non c'è gusto. <ride> ma lui dice la soddisfazione non è nella mia natura. E poi c'è un altro aspetto, sempre tornando sul discorso dell'inganno, sai cioè che c'è un certo punto Thor gli dice io vorrei potermi fidare di te. E lui gli dice, non gli dice fidati gli dice fidati del mio rancore quindi non fidarti di me perché di me non ci si può fidare ma fidati di alcune caratteristiche di alcuni aspetti di me quindi anche lì va di nuovo a, a come posso dire a confermare che lui eh, che, che lui insomma ha, ha questo Uh, ha questa caratteristica che, comunque, se ti fidi di me, sappi che prima o dopo ti ingannerò, fa parte della mia, fa parte della mia natura. E sempre intorno a Ragnarok, cioè all'inizio, appunto, che dicevamo: no, che lui viene, eh, viene messo in carcere su Asgard, e c'è Odino che gli dice: ovunque tu vada c'è guerra, rovina e morte lui gli dice in tutta tranquillità sono sceso su Midgard per governare il popolo della terra come dio benevolo cioè ma che poi lo vedete anche nei film poi nella mitologia eh, norrena in realtà lui viene nei vari miti così viene raccontato come una persona molto più perfida di come viene invece raccontato nei film, nei fumetti della Marvel. Però diciamo che ci sono queste frasi che sono mm, interessanti, che ci danno gli spunti di riflessione eh, su di lui. E in realtà lui dice, io ho sempre delle buone intenzioni quando scelgo di fare, di fare qualcosa. Poi è ovvio che io, scelgo, io scendo come Dio benevolo, però se gli altri non seguono quello che, che, che gli dico, ovviamente fanno una brutta fine. Ecco, <ride> questo è un po' che, però, se vogliamo dirla tutta è un po' anche quello che vediamo nei cosiddetti Elohim veterotestamentari. testamentari. Cioè, eh, io vi amo, voi siete il mio popolo eh, prediletto, ma se mi tradite, io vi ammazzo. Se non fate quello che vi dico, eh, avrete delle punizioni molto molto serie. Quindi vedete che le cose un po' si, mm, si equivalgono. Marco. Io non so perché non ho più seguito la chat, sono sincera, mi sono lasciata prendere così dalla, uh, <ride> dal discorso. E, ecco sì, volevo capire se c'è qualche. Um, questa volante qualità. poi ne ho altre due di prima allora scusami un attimo intend... sì? perché volevo solo approfittarne vedo una persona in chat che ci tengo tantissimo a salutare Danilo Pignattini ciao Danilo grazie per essere, per essere qua e, allora fammi vedere la domanda o le, la considerazione ah, faccio un cosmo... balletto leggo leggo cosmo... <ride> dai lei... Ma il cosmo si può intendere come unione dell'anima, del cuore e della mente, eh, quindi avere la consapevolezza di se stessi, della propria saggezza e sapienza, dove lo non può vincere con l'inganno? Sì. Allora, noi in realtà, come esseri umani, siamo una cosmicizzazione, che siamo l'esatto contrario di quella che è la legge fondante dell'universo che è l'entropia cioè il caos quindi finché all'interno di noi non c'è un allineamento di mente cuore e azioni oppure insomma poi come lo, li definisce magari la grande invocazione luce amore e potere ehm, finché non c'è un allineamento c'è sempre una parte di caos che regna e quindi l'inganno l'inganno di loki chiamiamolo così ma ad ingannarci in realtà non è l'esterno ci inganniamo da soli che è un po' quello che io definisco nei miei percorsi l'autosabotaggio quindi siccome siamo noi a cosmicizzare noi stessi nel momento in cui c'è un allineamento significa che anche il campo elettromagnetico e gravitazionale che ci appartiene sono eh, in perfetta comunicazione, in coerenza tra di loro, di conseguenza non ci può essere inganno, perché non c'è caos, quindi non c'è l'inganno, eh, ma anche perché poi si, si, si usa un po' e viene fuori più volte. E come dicevo prima, più che carnefice è molto più vittima perché si vede come viene usato spesso da parafulmine. Cioè, eh, succede qualcosa di male, è un po' quello che succede con eh, il diavolo cristiano: no? e se c'è qualcosa di male deve essere per forza il diavolo, mica può essere colpa mia, cioè, non è che posso essere io ad aver sbagliato, è per forza il diavolo. Cioè, è Lucifero, ma noi sappiamo dalla serie tv che Lucifer non mente mai, dice sempre la verità. Il problema è che siamo noi a non accettare quella verità, ingannandoci. E qui più o meno è la stessa cosa, perché lui in realtà, è come dicevamo prima, raramente usa la forza. La, la... Lui eh, lascia molto aperto il libero arbitrio, non a caso quando eh, Odino era venuto a mancare e lui aveva regnato sotto false spoglie perché appariva al popolo come fosse Odino, ma in realtà era lui, ma il popolo era felicissimo, lui mica era un dittatore, mica... Usava, anzi era lì immerso fra la gente che si divertiva, rideva, scherzava, quindi dice ma, ma allora li hai ingannati? Perché tu hai fatto credere loro di essere Odino, eh, ma loro volevano Odino, volevano vedere Odino, sono contenti così perché io dovevo fargli vedere un'altra cosa, dovevo ammazzarne la metà, vedi come sono contenti? Alla fine io sto facendo quello che vogliono loro, non sto facendo quello che voglio io. Perché adesso tu accusi me? L'inganno per il bene superiore. E loro sono felici. Se io mi fossi presentato come Loki e ci sarebbero state battaglie, rivolte alla fine loro non è che non accettavano me. Non accettavano quello che io rappresento ormai nella loro mente è bastato apparire con la faccia di Odino, puoi fare esattamente quello che facevo prima e vedi come sono tutti belli e felici ci stiamo divertendo un casino esatto. qual è il problema Ma poi c'era una frase anche di, della della sua versione femminile se ti ricordi come si chiamava Sil silvi mi sembra silvi eh, dove diceva proprio l'universo aspira alla libertà Perciò manifesta il caos. Eh, certo. <ride> Lo citava letteralmente. Più è cosmicizzato, più c'è un ordine e più tutto è limitato. Quindi c'è sempre il pro e il contro dell'uno e dell'altro perché più c'è una cosmicizzazione e più c'è una limitazione perché è stabile, è fisso. È predeterminato per muoversi quindi per avere la libertà in realtà ci deve essere il caos è sì, che sembra un controsenso quando invece. È, sempre, e manu... è la stessa dicotomia che si poneva fra la luce e l'ombra: cioè, se fosse esatto. tutto luce, non sapresti come è fatto il buio, se non ci fosse il buio, non apprezzeresti eh, la luce. Prova a dirlo a chi abita al circolo polare che si deve cuccare sei mesi all'anno di buio e sei mesi all'anno di, di luce, no? Per chi si ricorda, il film di Keiko è l'esempio perfetto: eh? perché <ride> quanti il film... di noi la mattina quando vedono la luce sono entusiasti? Asti. È normale e quelli dopo sei mesi di buio quando vedono spuntare la luce e eh, l'apprezzano perché, però, dopo sei normale. mesi di luce apprezzano il buio ci hanno anche sì. voglia di, de, del buio. Quindi, è sempre che noi non dobbiamo eliminare la parte oscura perché c'è sempre questo aspetto che che secondo me è stato un po' un retaggio errato di quella che è mh, la New Age, anche se la New Age non, non diceva questo, diciamo che è stata un po' uh, manipolata anche lì, è stata ingannata la New Age, ecco, e, in cui il lato scuro deve essere per forza eliminato. In realtà, provate proprio a, a togliere la notte. Cioè, vi si scombussolano tutti i bioritmi, quindi l'oscurità non deve essere eliminata, deve essere utilizzata nella maniera corretta. È, è sempre lì. C'era un Quando... film di Robert De Niro, bellissimo, mi sembra che si chiamasse Insomnia e, e, ed era proprio basato su questo. Cioè, lui aveva compiuto un omicidio dove poi si recava lui a indagare, e, e, però non riusciva a dormire. Proprio perché era nel periodo di sola luce e quindi dopo un po' lui sbrocca totalmente e si fa scoprire, proprio perché non riesce più a dormire. Allora, aspetta che ci sono. aspetta, aspetta, rimetti i due. Qui. Allora. Ecco sì, Danilo, chissà se un po' tutti in varie incarnazioni dobbiamo recitare il ruolo di ingannatori e in altri essere ingannati per comprendere tutte le possibili variabili del nostro essere anime eterne e allo stesso tempo versatevi per ogni situazione. Allora, io vorrei dirti, e Danilo, sì, nel senso che io credo che nelle nostre incarnazioni, che sia una reincarnazione o che sia un'incarnazione per vite parallele, poi ognuno ovviamente ha la visione di questa, di questa cosa, io sono convinta che noi do, dobbiamo passare per tutta una serie di, um, di ruoli. Per farci comprendere appieno la totalità del fatto che noi siamo esseri duali, quindi siamo formati proprio da un aspetto di luce e un aspetto di ombra. Voi provate a pensare all'aspetto ombra che è quell'esempio che faccio spessissimo, del professor Piton in Harry Potter, che ha dovuto recitare quel ruolo per diciamo, non dico tutta la vita, ma quasi. E quando in realtà lui era dall'altra parte quindi un ingannatore ma un ingannatore per il bene superiore perché questo termine in Harry Potter viene utilizzato spessissimo più in animali fantastici però viene utilizzato anche in, uh, in Harry Potter oppure per tornare al classico provate a pensare al ruolo di Giuda se Giuda non, avesse, non si fosse incarnato per fare quel ruolo lì eh, Gesù probabilmente non sarebbe stato arrestato non sarebbe stato messo in croce eh, gli si sarebbero un po' complicate le cose se non ci fosse stato Giuda a compiere il suo disegno di sarebbe tutto. rimasto un Apollonio di Tiana qualsiasi che non conosce nessuno <ride> esatto e chiedo venia, ha ragione Francesco, era Al Pacino, non era Robert De Niro, vero? Verissimo. Certo. <ride> quello che citavo prima. Al Pacino che se non erro ieri ha compiuto gli anni, quindi tanti auguri al grande. Non so se ieri o l'altro ieri, comunque in questi giorni Al Pacino ha compiuto, mi sembra 82 anni. Un altro E visto che parliamo di inganno, ricordo uno dei film che a me sono piaciuti di più di Al Pacino. L'avvocato del diavolo, <ride> Quindi, <Bellissimo. ride> che ricordo sempre la, la frase finale del film in cui lui dice: Vanità, il mio peccato preferito. E lì abbiamo detto tutto: <ride> che qual è il più grande inganno per gli esseri umani, colpirli sulla vanità. E, e questo è un grandissimo inganno, ma che poi alla fine è un po' anche quello che fa l'occhio. E se ci pensi, come dicevamo prima, è, è l'unica volta che è stato fregato, che, come dicevo, non so quanto consapevolmente quanto no, ma perfino l'occhio è stato fregato sulla vanità, proprio da quello lì che lo stuzzicava sull'intelletto. Cioè, quindi abbiamo il dio della menzogna, il dio dell'inganno, scusate, che è stato ingannato proprio per colpa della vanità. Esatto. Allora, si può paragonare l'occhio ad un vampiro energetico che ti deve tenere in vita per prendere la tua energia, alla fine ti tradisce con l'inganno per ottenere il suo scopo. Allora, io direi che forse non come vampiro energetico, perché lui in realtà non si nutre dell'energia delle, delle persone, però sì, lui tiene in vita gli esseri umani perché... Eh, gli esseri umani devono eh, sopravvivere come specie. Infatti, in tanti eh, momenti nella mitologia si narra come sia lui a creare delle problematiche, diciamo delle guerre, quindi delle controversie in cui sono eh, coinvolti gli esseri umani e quindi eh, coinvolti in senso di estinzione, ma alla fine sia sempre lui che interviene affinché questa estinzione non avvenga. Quindi anche qua è, è molto interessante. Poi sappiamo anche che, da, sempre, la mitologia ci racconta come siano proprio i suoi figli a distruggere l'umanità. Il famoso Fenrir di cui parlavo prima. Che tra l'altro, per chi è amante di Harry Potter, gli può dire qualcosa: Fenrir non è un caso che siano collegati. E, <ride> e Fenrir Greyback, che era il, uh, il lupo mannaro, insomma, in, uh, e, in Harry Potter. e Quindi è Fenrir, so è la serpe che ha questo nome che faccio sempre fatica a, a, a pronunciare. E poi c'è Ela che è proprio la dea dell'oltretomba cioè dove vanno gli esseri umani una volta che non sono più uh, vivi quindi diciamo uh, Loki stesso genera tutto ciò che fa parte poi di, di questi aspetti cioè della distruzione di quella che è, eh, è l'umanità eh, quindi lui la crea e lui la distrugge, perché, come abbiamo detto, lui fa parte della triade che, eh, che va a, ehm, eh, a creare l'umanità stessa. Quindi è molto interessante perché l'inganno è sempre un qualcosa che si alimenta da sé. Ma in effetti abbiamo detto che questa serpe che è sua figlia, in realtà, può essere anche chiamata uroboro. E cos'è l'uroboro? È quel simbolo in cui il serpente mangia la propria coda, quindi si alimenta da sé. È, è molto um, interessante, appunto, questa dicotomia di, di Loki, cioè lui che crea, con, crea e distrugge continuamente, perché il caos deve essere alla base di tutto, però una volta che è stato creato il caos, beh, non mi diverto più, ci deve essere una cosmicizzazione. Allora, creo il caos per distruggere l'umanità, ma allo stesso tempo intervengo perché ci sia un ordine e quindi questa umanità non venga uh, non venga distrutta e quindi Loki che inganna costantemente se stesso. Cioè, il dio dell'inganno che inganna se stesso anche perché dovremmo forse rivalutare il, la concezione, magari proprio usando quella, quella freddezza propria di Loki, perché anche lì c'è un forte contrasto, cioè tra Loki molto freddo e, e l'altro invece è un, è un tuono, è un fulmine, <ride> è decisamente più caldo ma dovremmo rivalutare proprio il significato di inganno perché noi automaticamente comunque gli diamo un'accezione emozionale inganno brutto in realtà anche un attore sta recitando e quindi ci sta ingannando cioè sta facendo qualcosa che non è lui e però ci piace perché? perché lì lo capisco, lo so Lì lo so che sta recitando, mi arrabbio quando non lo so, quando lo scopro dopo che quello sta recitando allora mi arrabbio, ma la colpa quindi chi è, dell'attore o mia che non ho capito? Ti ricordi quando, non mi ricordo in che puntata abbiamo fatto l'esempio eh, di Totò che voleva vendere la fontana di Trevi, no? Sì. Eh, cioè allora chi è il truffatore chi è la carogna lui che la voleva vendere o l'altro che si voleva comprare la fontana di Trevi per 10.000 lire cioè, perché eh, se no come quelli che guardavano il film se quella persona fosse stata più intelligente probabilmente l'avrebbe capito che Totò stava recitando a casa noi l'abbiamo capito quando abbiamo visto il film quindi il problema chi è Totò l'altro. Io ti ho fatto una proposta, ma non ti ho obbligato. E, e Loki fa quasi sempre così, ti fa proposte, ti dice delle frasi, ti dice delle parole, dice "Beh, ma l'ha fatto con un secondo fine". No, col suo. Non ne aveva secondi, terzi e quarti, aveva il suo fine. Ma non ti ha obbligato. Cioè, se io ti dico "Per me è meglio se noi andiamo da quella parte", e sei tu che però poi ci vieni non ti ho tirato quindi perché devo essere cattivo io <ride> ma tu lo sapevi che da quella parte poi ci succedeva ho capito ma io non ti ho obbligato allora se non vuoi essere un cane o un bambino decidi tu perché poi dai la croce a me perché poi deve essere colpa mia perché non puoi dire eh, effettivamente io non ho voluto pensare mi sono appunto fidato di quello che hai detto tu e quindi adesso sei brutto tu. Ma perché? Marco, mi hai dato un altro spunto quando hai detto proprio l'inganno, sempre magari negativo, non è? Beh, proviamo a pensare ad una cosa molto interessante. La parola inganno e la parola ingegneria hanno la stessa etimologia. Ma d'altronde, cosa fa l'ingegnere? Come? E fa anche rima. L'ingegneria c'è la stessa etimologia. Eh, cosa fa l'ingegnere? L'ingegnere è colui che utilizza l'ingegno, ok? Per fare qualcosa. Cosa fa l'ingegnere? Crea un qualcosa di finto, di falso. Cioè, fa un, crea delle macchine. Infatti si dice sempre quando qualcosa è uh, costruita uh, in maniera artificiale è una macchinazione. Quindi inganno e cioè, non tutte le uh, opere di ingegneria sono negative, però sono opera dell'inganno. Ed è molto interessante anche questo, questo aspetto, perché? Perché non è naturale, ma è qualcosa di fittizio, di artificiale. E quindi anche qua, eh, vedete come la dicotomia, il discorso proprio di Loki, creo e distruggo, ma poi ricreo, poi ridistrugo, poi creo di nuovo. <ride> che quando, è un po'... Tu vuoi, quando tu vuoi fare una festa sorpresa a un amico. Non lo inganni mica, eh certo, eh, però poi ti piace l'inganno, <ride> esatto. Eh, eh, allora vuol dire che il problema non è l'inganno di per sé. Forse è sempre come utilizziamo ogni aspetto. Allora, Marco, siamo ovviamente come al solito, con questo tempo che passa così in fretta. Quindi, cosa dici se magari guardiamo le ultime domande, gli ultimi commenti? Mm -hmm. volentieri allora metto quelli che avevi allora qui massimo ci diceva bisogna sempre osservarsi intorno con la scoperta e la sorpresa di un bambino nella sua genuina ingenuità per vedere sempre con occhi nuovi ciò che ci circonda Beh, qui, abbiate eh, pazienza sì. per l'orario che mi va in negli <ride> occhi ed è scritto grosso così ma... Beh, è un po' quello che diceva Gesù, se non ritornerete come bambini non entrerete nel regno dei cieli. Quindi io son, concordo, insomma, con, con questo concetto di Massimo. Poi, sempre Massimo ci diceva, preme, da premettere che il film non l'ho visto, eh, ma dalla vostra descrizione, Loki può anche essere visto come un maestro nella caverna che ti dice che vediamo solo ombre, inganno. Sì. sì, direi di sì. Esatto. Non è un film massimo, ma è una serie di film, <ride> quindi se uno vuole vederli sono tanti <ride> e tutti collegati l'un con l'altro, quindi è molto, molto interessante insomma anche questo aspetto. Direi che ho passato gli ultimi mesi, cos'è, da febbraio a oggi non ho ancora finito, mi manca ancora l'ultima serie, quindi... E adesso mi, mi sto facendo le flebo invece con la serie Agent of Shield perché ho guardato prima tutti i film. Adesso per recuperare mi sto facendo in vena. Questo è per te, Serena. Da Daniel, eh, dove è finito quel creatore che per definizione nell'Antico Testamento fece un'alleanza tramite un arcobaleno, specie ora? L'arcobaleno, no? anche il ponte dell'arcobaleno che è quello che c'è ad Asgard di cui Heimdallr è, uh, è il custode, no? che anche Heimdallr è anche il custode della, del Bifrost, che è questo meccanismo dell'ingegno con cui ci si sposta nei vari mondi. Che fine ha fatto? Eh. Gli dèi ci sono sempre, gli dèi sono immortali, quindi se, è, ehm, se eh, esiste in realtà noi sappiamo che, mm, abbiamo l'idea che il Dio faccia solo le cose che ci facciano piacere. In realtà l'abbiamo detto sempre: siamo luce e ombra. Se ci caratterizza la luce e l'ombra, noi dobbiamo anche subire. E sperimentare il dolore non, voi provate a pensare se le cose andassero sempre bene non evolveremo stesso. perché perché è tutto a posto cioè perché cambiare qualcosa si diventa un po come ricordami il nome marco se ti, se ti viene in mente che abbiamo fatto quella puntata su The Truman Show eh, lui, com'è che si chiama nel film? Non mi ricordo. È un po' il mondo che vive lui. Cioè, tutto così finto, va tutto bene, però in realtà. Gin Kerry? Sì, quello del di, di, nome di Jim Carrey non mi veniva nella Truman. film. Ah, sì, Truman. <ride> Scusa. <ride> ce l'ho. È, è tardi anche per me. Okay. Lui, lui no che um, in The Truman Show che va tutto bene tutto, eh, però a un certo punto lui si rende conto che c'è qualcosa di più E infatti inizia a vedere cosa inizia a vedere le anomalie ed è l'anomalia che ci spinge a capire che c'è l'inganno se c'è l'inganno possiamo evolvere ed è proprio da lì che anche Truman appunto fa tutto il suo percorso finché esce da questo inganno perché Perché inizia a vedere le anomalie. Eh sì. La mela mangiata da Adamo e Dema libero arbitrio? Sì, perché in realtà loro sono stati ingannati, ma potevano scegliere di non mangiarla, cioè non è che il serpente gli ha preso la mela e gliela ficcata giù. In bocca, no, ma eh. che non li ha neanche detto... ingannati. Come? Povero serpente, non li ha neanche ingannati. Chi li aveva ingannati in quel caso è l'esatto opposto. È il famoso è una persona però... che una persona gli aveva detto che se mangiavano quel frutto morivano. Lui gli ha detto: no, no, guarda, che se lo mangi, te non muori mica. E quindi, Infatti... il poverino, un serpente gli ha detto la verità perché poi non sono morti. Quindi, <ride> alla fine, in quel caso, chi mentiva non era il serpente ma in effetti il famoso Lucifero che non racconta menzogne dice la verità sull'ingegnere riesco a sentirlo allora l'ingegneria l'ingegnere costruisce ok cioè è, fa opere dell'ingegno ma opere proprio eh, cioè è qualcosa di um, artificiale che fa l'ingegnere non è naturale Ecco in che senso opera dell'inganno, dell'ingegno. In questo senso. Il serpente visto come libero arbitrio? Sì, so direi. Penso sia per te. Se è reale, se invece è una battuta è per me, quindi non so. No, è per te, Marco. <ride> eh, Cos'è che, che stavo dicendo? La, la... Ah, il serpente visto come libero arbitrio? Assolutamente sì, cioè, nel senso. Eh, Neanche visto come libero arbitrio, colui che ti aiuta a sviluppare il libero arbitrio, perché il libero arbitrio è personale. Il serpente è un po' ti mette alla prova per capire a che livello è il tuo libero arbitrio, quindi ti fa il test, l'esame per vedere a che livello sei. E che in realtà lui gli ha dato solo le condizioni, poi, te va che se la mangi, succede niente ma mica gli ha detto gli ha mica detto niente cioè poi la scelta l'ha fatta qualcun altro ancora adesso noi quando sbagliamo diciamo porca Eva, non è che diciamo porco serpente cioè, <ride> diciamo porca Eva non è che ce la prendiamo col serpente poverino Quello è stato onesto, cioè gli ha dato l'informazione giusta e, e poi tutto il resto poverino se si è preso tutte le croci, se le ha prese lui ma è perché puntiamo sempre il dito verso gli altri eh sì, se poi dicono la verità è un grosso problema esatto è quello che dice sempre Lucifer <ride> sempre nella serie nella serie tv se un se una dea o un dio non avesse voluto essere divinizzato e nemmeno eh, saccheggiato sacrificabile sì scusami perché ce l'ho talmente in piccolo che faccio una fatica <ride> e nemmeno sacrificabile eh beh, io adesso ce l'ho qui laterale pantheon. lo vedo un po meglio aspetta eh, ah, domanda okay. e se una dea un dio non avesse volto eh, e quindi non fosse divinizzato e nemmeno sacrificabile eh, cosa accadrebbe in quei pantheon quindi effettivamente se non fosse umanizzato suppongo cioè se Sarebbe un gran problema. Eh, perché noi comunque tendiamo a fare questo, perché noi lavoriamo, per, cioè il nostro intelletto lavora per immagini, quindi se non abbiamo un'immagine non riusciamo ad avere neanche quel concetto. Quindi questo in realtà sarebbe un Dio gli... che voleva, era, era voluto e lì infatti era quello che volevo rispondere prima quando dicevano dov'è il, il dio dove non è il... e bisogna pure vedere quello che adesso non per mia visione ma bisogna anche vedere cosa riusciamo a vedere e gli infrarossi dove sono ci sono esatto. gli ultrasuoni dove sono ci sono eh sì. ma non li sentiamo non li vediamo quindi eh, bisogna anche vedere bisogna anche vedere Velo di Maia è il grande inganno? Sì, infatti viene anche definito così, che il velo di Maia ovviamente non ci fa percepire la realtà per quella che è, quindi un inganno. Subiamo, aspetta sempre perché mi devo. Subiamo il primo inganno fin dalla nostra nascita, in quanto non sappiamo il motivo o i motivi della nostra comparsa in questa esistenza. Dobbiamo scoprirlo in seguito e molti di noi neanche si domandano il motivo di questa vita. E eh sì, è un po' come si dice: No, arriviamo su questa vita senza il libretto di istruzioni, ce lo dobbiamo creare noi attraverso cosa? Prova ed errore, quindi con l'esperienza personale. Perché? Perché quando arriviamo qua, qualcuno lo chiama patto di distrazione, cioè non ti ricordi il motivo per cui vieni. Altri lo chiamano il passaggio per il fiume Lete, cioè il fiume dell'oblio. E quindi io ti permetto di andare a fare delle esperienze, però sappi che non sai il perché sei là. Quindi lo devi scoprire un po' come la caccia al tesoro. Lo devi, devi scoprire gli indizi un po' alla volta, facendo cosa? Domandando, sperimentando, cercando di, di comprendere mettendo insieme i vari pezzetti del puzzle, insomma, eh, diventa una cosa interessante. Insomma, se noi Manca. iniziamo a vedere veramente la vita così, diventa molto bello anche vivere e non percepiamo più i problemi eh, nella maniera in cui li percepiamo insomma, comunemente. Anche perché se uno sbaglia, tra virgolette, mettendolo, in, non dico consapevolmente, perché, ma mettendolo in conto, difficilmente poi lo vive o lo vivrà come un rimpianto mm, l'esempio che ci prima della caccia al tesoro se io faccio una caccia al tesoro mi diverto e metto in conto che non è che nei primi dieci posti dove guardo trovo tutte e dieci le cose che stavo cercando anche perché farebbe abbastanza schifo come gioco e se sono non di fretta non... eh, <ride> se invece sono di fretta e non trovo le chiavi della macchina o le chiavi di casa e non è che mi diverto tanto, cioè... <ride> il meccanismo è, è esatto, il meccanismo è esattamente identico, dipende dal, da quanto ho messo in conto io di poter voler sbagliare, io, anche lì avevo fatto in passato l'esempio estremo di quando mi ero fracassato la gamba con la moto in maniera stupida per una buca, ma non mi sono mai lamentato, cioè tutti mi dicevano, eh, ma vedi, se non avessi comprato la moto, ma io l'avevo messo in conto, ma non è che volevo spezzarmi qualcosa, ma lo so che se prendo una moto è plausibile che, che se cado mi faccio male, e non è che poi mi posso incazzare con la moto, e avevo tutto il diritto lì, c'era una buca, cioè non era neanche qualche cosa che avevo fatto io, ma l'avevo messo in conto che poteva succedere. E, sai, come quando si dice spesso la frase provocatoria quelle persone che ti dicono e se poi succede quel se, 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 se e se e se domani mattina non ti svegli, ma perché sei proprio sicuro che ti, cioè... Beh, però è anche quello sì, di mettere insieme. Non è mica non scontato, cioè. ma dobbiamo imparare a vivere il momento. Invece, siamo sempre nel passato, nel futuro, ci dimentichiamo del frattempo. Eh, C'è il messaggio di Veronica e poi volevo rispondere all'ultimo che ha scritto Francesco: eh, anche noi e voi, e ciò che stiamo facendo, è un inganno. Allora, sì, nel senso che come sapete, insomma, si dice che questa non sia la realtà reale, <ride> quindi che tutto questo sia un inganno anche perché. La fisica quantistica cosa ci insegna? Che più andiamo in profondità, più scopriamo che eh, noi siamo solo delle opportunità, siamo un insieme, un agglomerato di opportunità. Quindi in, rea in realtà la realtà che stiamo vedendo, che stiamo percependo, mh, è solo la realtà sensoriale. Quindi ciò che ci dà come informazione è il nostro apparato sensoriale, quindi i cinque sensi cosiddetti dell'informazione. Quindi non è reale, è un inganno, sono, sono d'accordo. E poi c'è... Dipenderà anche molto poi da, sempre per quello che abbiamo detto su tutta la puntata di Loki, da cosa succederà dall'altra parte. Esatto. Cioè noi stiamo dicendo una cosa che è un punto di vista, è un'opinione, è un racconto. Per trasformarlo in inganno bisogna vedere. Eh, chi veramente ragionerà su quello che è stato detto? Chi si andrà a vedere magari effettivamente i film. E, e per chi non sarà d'accordo, probabilmente è un inganno. Per quello che è d'accordo, invece no, per chi decide di affidarsi ciecamente, pro quasi sicuramente la, la strada sarà quella. <ride> Quella sbagliata come diceva no. Allora c'è Francesco, appunto, che dice: Aspetta, eh lo leggo di qua perché sennò, ma non sarebbe meglio che tutto il sapere esoterico sia divulgato a tutti? Non pensate che ormai le persone siano pronte, poi ognuno sceglierà cosa farci. Allora, qua tocchi un tasto sarà argomento di una prossima puntata ovvero il famoso per il bene superiore <ride> allora io sono d'accordo sul fatto che ehm, il sapere esoterico eh, sia giusto eh, divulgarlo però come tutte le cose deve essere contestualizzato alla persona eh, alla persona cioè mh, è come dobbiamo mh, Cercare di divulgarlo nella maniera in cui la persona riesce a, a, a comprenderlo, se no non, non ha senso. Però io sono dell'idea che le cose devono essere divulgate. Io non sono per il concetto del per il bene superiore, perché è sempre quello: chi decide il bene superiore? Punto di domanda? Il, superiore. Eh? il, il bene superiore, superiore. Allora, decide no. superiore per, per no, perché, il decide superiore perché se lo decide. Se lo decidono gli dèi, beh, insomma, sapete che se c'è l'occhio è un po' un casino. Ecco, tutto qua. <ride> è un casino, Lui infatti non me lo attaccate sempre. È un bivio. È un bivio, <ride> esatto. Beh, è un casino perché lui è il dio del caos, quindi, insomma, casino inteso in quel senso. <ride> Perché l'autostrada lui alla fine è un bivio, mica fa tante biforcazioni, cioè mica fa tanti rami. È un bivio semplice cioè esatto. è che vogliono tutti l'autostrada andare dritti. Imma ci dice una Matrix, beh, sì, io condivido il concetto di Matrix, il concetto insomma che viene espresso nei quattro film. Io ho visto solo i primi tre, il quarto devo ancora vederlo quindi mi riservo. E Veronica ci dice qui prodest a noi, a ognuno di noi, l'inganno o la verità eh, serve sempre ad ognuno di noi, dipende da quello che è il messaggio che ricaviamo dall'uno e dall'altro e poi una volta ricavato questo messaggio che è sempre personale, sempre individuale, eh, come lo utilizziamo poi nella nostra attuale esistenza. Uh, terrena uh, Massimo ci dice potremmo fare una serata al cinema <ride> andiamo a vedere Doctor Strange e il multiverso della follia che esce proprio domani cosa ne dite? <ride> però al cinema non ci fanno parlare poi ci continuano a fare shh, shh. <ride> <ride> giusto quindi la facciamo sempre qua, insomma, così possiamo parlare e dire tutto quello che, eh, ecco. che vogliamo. Allora, siamo arrivati quasi a un'ora e venti. Eh, Io sì. Chiuderei anch'io con una osservazione appunto sul, sul cui prodest che mi aveva appunto incuriosito molto. Eh, intanto dipende dalla, dalla valuta che diamo a quel tipo di guadagno. L Esempio pratico che si faceva prima. Uh, io e Serena da questa parte e come tutti gli altri che stanno guardando dall'altra eh, cosa stiamo guadagnando stasera I, in termini valutari niente anzi probabilmente ci stiamo anche perdendo qualcosa ma eh, per esempio se la valuta diventa la soddisfazione la felicità di fare una cosa che piace c'è un guadagno molto alto e penso che quella sia la valuta poi più importante. Si possono fare tantissime cose e vanno fatte poi quotidianamente. Qualcosina per la pecunia va sempre fatta. e Quindi tutti noi poi lavoriamo in qualche maniera però alla fine la, la, il vero guadagno si ha quando si riesce magari anche come stiamo facendo stasera a ritagliarsi un'ora, un'ora e mezza del proprio tempo a fare qualcosa che piace. Quello è il, vero, è il vero guadagno. Il resto appunto è un inganno. Anche il lavoro se non fatto consapevolmente diventa un inganno. Cioè se diventa una specie di missione di vita, a meno che uno non faccia il chirurgo, lo devi fare con, con, sì con passione, ma è comunque uno scambio tempo contro valuta. Ma non è quello il guadagno, non è quella la, la cosa che un che può dare una, un qualche tipo di felicità concreta. Quindi il, il cui protest va valutato da tanti punti di vista. Molte delle cose più belle che accadono nel mondo sostanzialmente non hanno nessun tipo di guadagno se non la mera soddisfazione personale cioè proprio il voler star bene con se stessi voler fare del bene quindi eh, è quella la moneta più grande cioè la, la valuta più grande è quella bene Marco senti io direi che siamo giunti alla conclusione di questa bellissima puntata per me, ovviamente. <ride> Spero anche per voi che ci avete seguito e per chi, insomma, se l'ascolterà magari eh, successivamente. Quindi, Marco, dai, qualcosina in, co in conclusione e poi salutiamo i nostri amici. Ma lascerei, lascerei quell'osservazione quell che ho fatto adesso, che secondo me è molto importante, sulla, sulla valuta, sul, sul cui prodest molto stimolante che ci suggerivano. Appunto è, è una cosa su cui riflettere per davvero, però eh, non eh, in maniera da bambino o da cane, seguendo l'occhi, quindi non in maniera fideistica, ma su quale ragionare proprio veramente ognuno di noi, perché poi quello che ha valore, quello che piace è diverso per ognuno di noi. E... Però è, è forse una delle pochissime cose che vale la pena fare, cioè interrogarsi su quella cosa lì. Se non si è felici, non... tutto il resto conta ben poco. Allora, io direi che... Per stasera abbiamo detto tantissime cose, quindi vi do appuntamento a martedì prossimo con, una, con un nuovo argomento. Decideremo ovviamente martedì, non sappiamo ancora quale, quale sarà. Diciamo che io e Marco abbiamo un elenco di argomenti che abbiamo messo giù, perché ad ogni puntata poi ci vengono in mente almeno altri dieci argomenti. Perché facciamo le varie, le varie associazioni. Sappiate che quando Serena dice eh, decideremo, usa un plurale, maestatis non è vero perché io ti chiedo spesso cosa, di cosa vuoi esatto, lei mi, le mi chiede e di io dico cosa? va bene va e bene. cosa mi rispondi? va bene va bene? <ride> <Sì>. <ride> ecco. Beh, questo è il complesso decis l'iter decisionale questo qui diciamo. <ride> esatto quindi, ragazzi, grazie di cuore a tutti quanti. Vi aspettiamo martedì, sempre in diretta alle 21.30, mentre insomma, poi lunedì invece siamo sempre con degli con ospiti, ospiti diversi. Quindi, per l'altra rubrica Benessere e Bellessere. E quindi insomma rimanete con noi su MRTV per uh, anche tutte le altre rubriche che ci sono, tutte, sono sempre argomenti molto interessanti dalla politica all'attualità, l'economia, insomma tanti spunti interessanti. Se vi è piaciuto il video, come ha fatto ovviamente il messaggino subliminale di Marco, mettete un like, iscrivetevi al canale, condividete il video, aiutateci in questo insomma a farci conoscere. Soprattutto se vi è piaciuto l'argomento e il modo in cui è stato, è stato trattato. Grazie di cuore a tutti, buonanotte e a martedì prossimo. Marco, sigla. Pratico. Eccola.